Ciao a tutti, mi chiamo Nigel e ho 15 anni. Vado a scuola, proprio come tutti i miei amici, ma in questo periodo sono in vacanza e recentemente sono stato coinvolto in una faccenda che potrebbe benissimo diventare una sceneggiatura per Netflix. Siete pronti a conoscerne i dettagli? Allora iscrivetevi al canale e io vi racconterò tutto. Alla fine dell'anno scolastico il mio amico Patrick ha proposto di andare in una colonia estiva. Se devo essere sincero, all'inizio la sua idea non mi convinceva. Che cosa avremmo combinato lì? Avremmo frequentato delle lezioni noiose e partecipato a delle stupide attività? Fra, pensa solamente a quanti video potresti girare lì, ha ricordato il mio amico. Aveva ragione. Il fatto è che gli scherzi sono sempre stati la mia passione. Li riprendo con il telefono e, per ridere, li condivido su TikTok. Alle persone piacevano i miei video e volevo ottenere dei nuovi iscritti. Ecco, saremmo andate alla colonia e lì avremmo creato una vera house di TikToker. Ma ovviamente non lo avremmo detto a nessuno. Alla fine abbiamo superato gli ultimi test scolastici e siamo andati alla colonia. Avevo già ideato un mucchio di scherzi, quindi io e Patrick abbiamo iniziato subito a metterli in atto. Per esempio, abbiamo dipinto il sapone del bagno con la vernice trasparente, così che non facesse la schiuma. Abbiamo anche nascosto degli insetti di gomma nel cibo della mensa e abbiamo sostituito il succo di mela con della gelatina. Avreste dovuto vedere le facce degli altri. I video erano così divertenti che un paio di questi sono finiti nei per te. Ero al settimo cielo! Ma volevo fare qualcosa che facesse la differenza. Volevo girare un video che ottenesse subito 1 milione di visualizzazioni. E avevo in mente un piano. Io e Patrick abbiamo notato un gruppo di ragazzi che, sin dal primo giorno, si spostavano sempre insieme. Sembravano delle santarelline e noi non le sopportavamo. Loro sarebbero state il nostro prossimo obiettivo. Mi è venuta una brillante idea e ne ho parlato con Patrick. Una sera, durante una riunione intorno al fuoco, io e Patrick saremmo sgattaiolati nella camera delle ragazze e ci saremmo nascosti sotto ai loro letti. E ovviamente avremmo nascosto il mio telefono in un angolo della stanza con la videocamera accesa. Poi, quando le ragazze sarebbero tornate in camera, noi saremmo state lì ad aspettarle e, al momento giusto, le avremmo spaventate. La sera seguente abbiamo deciso di realizzare il nostro scherzo. Siamo scappati di soppiatto da quella riunione noiosa. Abbiamo sistemato il telefono e ci siamo sdraiati sotto ai letti, in attesa. Dopo circa mezz'ora le ragazze sono tornate in camera, come previsto. Si sono sedute sui letti e hanno iniziato a chiacchierare. Perfetto! Dovevamo solamente aspettare un paio di minuti per fare in modo che si rilassassero del tutto. E poi avremmo dato il via al nostro scherzo. Ma ciò che abbiamo sentito ha completamente sconvolto il mio piano. Invece dei soliti discorsi femminili come i trucchi e i ragazzi, quelle studentesse perfette hanno improvvisamente iniziato a parlare a bassa voce di qualcosa di assurdo. Nessuno lo troverà ora, ha detto una delle ragazze. In quel momento mi ha ricordato il cattivo di uno dei miei film gialli preferiti. Io e Patrick le stavamo ascoltando attentamente. E se andassimo all'inferno per una cosa simile? Ha chiesto un'altra ragazza, con tono pensieroso. E sapete che cosa ha risposto la sua amica? Sono i consulenti come lui che dovrebbero andare all'inferno. Anzi, spero che ora si trovi lì. Non riuscivo a crederci. Era ciò che pensavo. Mi sono girato verso Patrick e ho visto che aveva gli occhi spalancati. Il signor Bridgers. Oh, cavolo. Aveva ragione. Uno dei nostri consulenti era sparito di recente. Mi si è gelato il sangue nelle vene. Mi sono dimenticato del nostro scherzo. Trattenuto il respiro. E se ci avessero beccato? Chissà di che cosa erano capaci quelle pazze. Ad ogni modo, io e Patrick siamo rimasti sotto ai loro letti per diverse ore. E abbiamo sentito tutti i dettagli di quel crimine orribile. Solo quando eravamo certi che tutte le ragazze stessero dormendo, abbiamo trovato il coraggio di uscire da lì sotto e di scappare da quel luogo dannato. Quella sera ero così stanco che mi sono addormentato in un secondo. Il mattino seguente sono stato travolto dal ricordo della sera prima e sono andato nel panico. Io e il mio amico abbiamo persino saltato la colazione e per un'ora abbiamo parlato di ciò che avremmo fatto dopo. Ovviamente dovevamo mantenere il silenzio, ma se una di loro avesse avuto un attacco di rabbia e avesse fatto di nuovo una cosa terribile, in alternativa avremmo potuto denunciare il fatto alla polizia.
ma chi avrebbe mai creduto a due quindicenni? «Nigel, il telefono!» ha urlato Patrick con entusiasmo, mentre stavamo discutendo di come uscire da quella situazione. «Giusto! Avevamo delle prove concrete! Avevo filmato di nascosto l'intera serata, ma quando ho allungato la mano per prendere il telefono dalla tasca dei pantaloni, non c'era più. Per la fretta, lo avevo dimenticato là!» «Ok, mantieni la calma», ho pensato. Riprendere il telefono non era impossibile. Avremmo dovuto soltanto aspettare l'ora di cena e tornare nella camera delle ragazze, senza farci vedere. Avremmo saltato il pasto, ma almeno avremmo fatto giustizia. Batman sarebbe stato dalla nostra parte. Entrare nella stanza è stato facile. Persino i custodi andavano a cena a quell'ora. Io e Patrick pensavamo che la parte più difficile fosse terminata, quando all'improvviso abbiamo capito che il telefono non era più lì. Dannazione! Lo avevano trovato! Probabilmente avevano anche trovato i video. A che cosa stavo pensando quando ho deciso di non impostare la password di accesso? Era la fine. Ora io e il mio amico eravamo spacciati. Per tutta la notte non sono riuscito a chiudere occhio. Continuavo a sentire dei frusci e degli scricchiolii quando sono riuscito ad addormentarmi. Ho fatto quindi degli incubi su quelle ragazze completamente matte. Ci ho riflettuto molto tempo e alla fine ho trovato una soluzione. Il mattino seguente ho detto a Patrick: «Dobbiamo seguirle. Forse riusciremo a trovare qualche prova. Così potremo dimostrare tutto alla polizia». Il mio amico ha accettato, riluttante. L'intera faccenda non lo convinceva. Dopo cena, io e Patrick siamo sgattaiolati fuori dalla mensa, dopo che le ragazze se ne erano andate. Avreste dovuto vedere le nostre facce quando abbiamo capito che ci stavamo dirigendo verso il bosco. Ma non c'era nient'altro che potessimo fare. Era l'unico modo per fermarle. Così io e il mio amico, mentre ci scambiavamo continuamente degli sguardi spaventati, abbiamo seguito il sentiero. È passata mezz'ora e poi un'ora. Eravamo molto lontani dalla colonia e avevamo paura. Quelle ragazze stavano ovviamente tramando qualcosa di terribile. E se il signor Bridgers fosse stato lì fuori da qualche parte? Il solo pensiero mi faceva battere il cuore all'impazzata. A un certo punto ci siamo accorti che avevamo perso di vista le ragazze. Se devo essere sincero, ne ero felice. Volevo solamente tornare indietro e dimenticarmi di tutta quella faccenda, come se si fosse trattato di un brutto sogno. Quando, all'improvviso, ho sentito una suoneria che mi sembrava familiare. Mi sono guardato intorno e ho visto il mio telefono appoggiato su un ceppo. Che fortuna! Una di quelle ragazze matte doveva averlo perso durante il tragitto. Dovevo solamente prenderlo e andare dritto alla stazione di polizia. Mi sono avvicinato per prendere il telefono, quando ho sentito... Non così in fretta. Beccato. Era la voce di una delle ragazze. Un secondo dopo questa è saltata fuori da dietro un albero e ha afferrato il mio braccio. Ero pietrificato dalla paura e Patrick è impallidito di colpo. Quando mi sono girato, ho visto che le ragazze si stavano avvicinando a noi da tutte le direzioni. Eravamo circondati. Non c'era tempo da perdere. Ho fatto un segno al mio amico e abbiamo iniziato a correre in direzione della colonia. Per mezz'ora abbiamo corso come pazzi e continuavamo a guardarci indietro, terrorizzati. Quando, finalmente, io e Patrick siamo arrivati alla colonia, era come se i nostri polmoni stessero scoppiando. «Ehi ragazzi, avete corso una maratona?» ci ha chiesto qualcuno. Mi sono girato in direzione della voce e non sono riuscito a credere ai miei occhi. In piedi, davanti a noi c'era il signor Bridgers, in persona, sano e salvo. Ha mormorato. Sembrava che Patrick avesse visto un fantasma e non aveva tutti i torti. Quanto pare il signor Bridgers ha capito che parlarci era inutile e se n'è andato. Abbiamo sentito delle risatine soffocate e familiari. Quando mi sono girato verso quella direzione ho visto... Esatto, le ragazze. Erano in piedi accanto a dei cespugli e ci stavano riprendendo con il telefono. Che cosa cavolo stava succedendo? Avete fallito, ragazzi, ha detto una di loro. Mi sembrava che fosse quella che aveva sperato che il consulente fosse andato all'inferno. Non capivo più niente. La ragazza ha detto di chiamarsi Carrie e alla fine ci ha spiegato tutto, ridacchiando continuamente. Abbiamo scoperto che loro erano a conoscenza, sin dall'inizio, del nostro brillante piano. In mensa, Patrick aveva parlato a voce troppo alta della nostra missione segreta
una delle ragazze lo aveva sentito e aveva parlato con le altre. Insieme avevano deciso di confonderci e si erano inventate quella storia assurda sul consulente. Il signor Bridgers era solamente andato fuori città per un paio di giorni. Le ragazze lo avevano scoperto da un altro consulente e avevano deciso di cogliere quell'opportunità per farci uno scherzo. Ma non preoccupatevi, potete condividere il video su TikTok, ha detto Carrie, e ci ha mostrato il video che avevano girato. Se devo essere sincero, guardandolo sono quasi morto dalle risate. Due ragazzi fuori di testa investigavano su un caso fasullo come se fossero due fan impazziti di Sherlock Holmes. Patrick ha tenuto il broncio per un po', ma poi ha ammesso che il video era venuto molto meglio rispetto a quello che doveva essere il nostro piano iniziale. Ecco come il nostro scherzo si ci è rivoltato contro. Pensate che dopo questo episodio abbiamo smesso di fare scherzi? Ah, ovviamente no. Mancavano due settimane alla fine della nostra vacanza e abbiamo deciso di unirci alle ragazze per organizzare degli scherzi insieme. Per il resto della nostra permanenza lì abbiamo girato dei video virali da condividere sui social e abbiamo fatto degli scherzi praticamente a chiunque. All'inizio non volevamo andare in colonia, ma le mie vacanze lì sono state le migliori di tutta la mia vita. E la cosa più importante è che abbiamo deciso insieme alle ragazze che ci rivedremo il prossimo anno per girare dei nuovi video insieme. Lasciate un commento qui sotto. Vi hanno mai fatto degli scherzi? Facciamoci una risata!